al Museo Egizio. Abbiamo questo patrimonio incredibile, 467 reperti trovati all'interno della tomba che costituiscono quasi una capsula del tempo che ci permette di tornare indietro di millenni e di vedere come si fossero impegnati per fare in modo che la morte non fosse la parola fine, ma costituisse un vehem mesut, una nuova nascita, di modo che la loro memoria, il loro ricordo non fosse perduto nel tempo. Ka was proud of his work, and grateful rulers showered him with precious gifts. But he certainly never imagined he would achieve universal fame. Today, he occupies place of honor in the world's oldest museum of Egyptian antiquities, the Museo Egizio in Turin, opened to the public in 1824. Frenchman Jean-François Champollion, the first scholar to decipher Egyptian hieroglyphs, wrote, "The road to Menfi and Thebes passes through Turin."